Buongiorno ragazzi, sono Mauro del mondo del barbecue di Padova. Vi ricordo che il mondo del barbecue è il negozio più grande d'Italia di barbecue e di cucina da esterno. Oggi vi voglio presentare un barbecue veramente molto molto interessante con un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Stiamo sempre parlando della Broiking, un'azienda canadese, produce in Canada ed è tra i marchi migliori a livello mondiale. Il prodotto è il Royal XL340, un barbecue single tube. Cosa vuol dire single tube? Vuol dire che i bruciatori sono non doppi come la serie Monarch o la serie Signet, ma singoli, mo sono molto semplici. E cos'è la cosa principale di questo barbecue? Una grande griglia di cottura ad un prezzo veramente eccezionale. Allora, come griglia di cottura stiamo parlando di 66 cm per 38 cm di profondità. Vi faccio notare la seconda griglia di cottura aggiuntiva che quasi raddoppia la griglia principale. Il bello di questo barbecue è che la griglia di cottura secondaria si sposta quando io apro il coperchio. Vi ricordo che quando chiudo il coperchio l'altezza della griglia è circa a livello del termometro, quindi la userò con effetto forno. Quindi se il termometro lo trovo a 200 gradi, so che nella griglia superiore avrò circa 200 gradi di temperatura, mentre la griglia principale sarà molto più calda, secondo me arriveremo ai 300 abbondanti. Ok, entriamo un attimo nel dettaglio di questo barbecue per vedere come è fatto principalmente. Le griglie sono più leggere dei classici barbecue della Broiking, quindi Regal, Imperial, Signet, però sono sempre molto molto buone. Diffusori di calore classici della Broilking, ondulati, servono per far sì che il calore vada uniformemente in tutta la griglia e mi consenta una temperatura il più possibile costante in tutta la superficie di cottura. Bruciatori single tube, come dicevamo, e cosa non da poco, tutta la vasca e tutto il coperchio sono completamente in fusione d'alluminio. Il coperchio, d'altronde, ha anche il doppio isolamento in acciaio inox. Cosa serve avere un forte isolamento del mio braciere e del mio coperchio? Fa sì che consumo pochissimo gas, fa sì che la temperatura, una volta settata con le manopole, mi risulti costante lungo l'arco della cottura. Questo è molto importante. Ricordiamoci, avere un barbecue ben isolato mi garantisce una cottura uniforme nell'arco del tempo. Devo fare cotture molto lunghe, è meglio un barbecue isolato che un barbecue leggero dove la temperatura, col variare della temperatura esterna, la temperatura di cottura mi cambia. Bruciatori, abbiamo tre bruciatori principali, quindi tre fuochi che servono per scaldarmi molto bene la superficie di cottura e un fuoco per il mio fornello laterale. Fornello anche qui di generose dimensioni, classico della Broiking. Entrambi i ripiani sono pieghevoli e consentono di far diventare questo barbecue veramente molto molto compatto. E questa è una figata perché la Broilking mi permette di portare un barbecue da circa 144 cm a neanche 1,90 m di superficie, di spazio occupato. Vediamo il carrello. Bombola sempre da 10 kg, quindi molto combustibile per tantissime grigliate, il riduttore di pressione di serie già inserito all'interno, ruote grandi, quindi molto comodo nello spostamento, in un giardino, se abbiamo qualcosa, dell'erba, fa comodo avere una ruota grande in modo che non si fermi nelle buche, nell'erba, insomma. Superficie di cottura direi per 10-12 coperti, sotto i 1000 euro abbondantemente, un prodotto che a me piace e che consiglio vivamente. Quindi chi vuole spendere una cifra non troppo elevata, ma vuole un prodotto di assoluta qualità, consiglio di prendere in considerazione anche i Royal XL340. Bene, dal mondo del barbecue è tutto. Vi invito sempre a iscrivervi nel mio canale YouTube e condividere questo video con i vostri amici. Alla prossima, ragazzi!